Radio Top, con grande piacere diamo il benvenuto a Pasquale Esposito. Ciao Pasquale. Ciao, ciao Paolo, ciao, grazie a te che mi hai invitato. Con molto piacere. Solitamente cosa succede? Che quando abbiamo un ospite in trasmissione è uscito un nuovo libro piuttosto che un nuovo disco, un nuovo spettacolo, insomma tutto quello che può essere musicale, spettacolo, in arte in generale. In questo caso la domanda è, anziché qual è il tuo ultimo disco, qual è il tuo ultimo libro o altro, è qual è la tua ultima auto che hai realizzato? Perché premetto che io volevo fare il cantante, premetto. Quello che, quando sono stato a fare qualche provino, mi hanno detto: guarda, puoi cantare solo ed esclusivamente allo stadio. Allora lì ho capito che allo stadio comunque c'era già una forma di esibizione in pubblico, perché se deve essere detto in doccia era un po' meno. No, dunque lì allora ho capito che non era la mia strada, nonostante mi piaceva. Allora ho deciso di far ascoltare il canto, la musica, alle persone. Dunque la mia ultima auto è stata, sto pensando, una Lamborghini Urus. Ah sì, beh, la classica utilitaria di tutti i giorni. Perché qua ancora magari utilitaria, qua un po' meno. infatti, per chi non lo sapesse e ancora non l'avesse conosciuto, Pasquale Esposito è definito il più famoso car rapper italiano. Emozioni così, però. Bisogna dare merito. Qui, se col canto è andata non alla grandissima, in questo senso possiamo spendere parole importanti, no? Giusto, sì, no, diciamo che vabbè, è stato un percorso un po' particolare, un po' duro e tortuoso, perché comunque in Italia è molto difficile diciamo prendere il sopravvento su tanti fattori e tanti settori. Io per fortuna e grazie a Dio, con l'aiuto di magari la mia costanza, il mio sempre posto obiettivi, sono arrivato tuttora ad avere un buon livello, anche se per me è il minimo, perché io punto sempre in alto, ma molto in alto. Calcola che io per arrivare a 100 penso a 1000, perché se penso a 100 arrivo a 10, dunque io penso molto in grande. Poi è difficile, però vabbè, almeno l'impegno ce lo metto. Ma sai che questa è una regola che dovrebbe essere adottata da tutti, perché qualcuno dice: non costa nulla, bisogna sempre puntare più in alto, tanto scendere c'è sempre tempo. Sì, infatti quello è vero, è solo che poi dipende anche da tante situazioni, nel senso, capisco che non è semplice, perché se non sei forte, anch'io ho avuto le mie difficoltà, perché come certo, tutti in 18 anni di, tra virgolette, carriera di attività, ho avuto anch'io i miei blocchi, e se non sei forte hai un carattere molto difficile. Tante volte mi metto anche in testa di personaggi e se non riescono a tenere botta, tante cose, è dura. E io nel mio piccolo anch'io, vabbè, però dai, ne sono venuto fuori abbastanza bene. Beh, allora per chi sempre magari si è perso, dice: ma car rapper cosa fa? Magari la parola car, ok, però non è magari così intuitivo. Allora partiamo dall'inizio. Tu nel 2005 hai costituito la tua prima società, che è tuttora denominata Evo Sound, e qui si capisce che la musica già c'entrava, ma non come protagonista, ma per farla ascoltare nel migliore dei modi, perché quegli anni era un classico dover dotare l'auto di un impianto non di serie, perché erano effettivamente molto scarsi, no? Nel 2005 ho iniziato questo percorso facendo hi-fi car, perché mi piaceva la musica, però mi piacevano le auto. Dunque ho cercato di creare un binomio perfetto dove associare le due passioni, che era musica e auto, visto che non potevo cantare. E da lì è nata questo lavoro, è diventato sempre più richiesto, perché ai tempi c'erano tutti i raduni, le manifestazioni, si usava la macchina come cassa per i DJ. Diciamo, è nata questa cosa. Ritornando al discorso musicale, pensa che io il mio primo raduno, magari lo conosci, l'ho fatto insieme a un certo Alberto Fumagalli, che è colui che ha diciamo inventato Nameless,
io e lui siamo cresciuti insieme facendo, io davo le macchine, lui la console nelle varie discoteche delle piazze, e abbiamo iniziato questa carriera insieme. Infatti ogni tanto quando ci vediamo ricordiamo questa cosa, perché vabbè, lui è diventato abbastanza grande, tra l'altro Nameless è uno degli eventi in Europa più seguiti. Io piano piano sto crescendo e diciamo è nata così, fino al 2010 circa. Sì, perché poi inevitabilmente si è un po' persa, anche perché penso l'equipaggiamento che potevi avere di serie o comunque scegliere direttamente dalla casa costruttrice era sicuramente più performante rispetto a quelle iniziali. Quindi, ma ogni tanto quando siamo magari tranquilli sul divano in casa della sera, si sente sì, no, vero, qualcuno vero. Che passa c'è ancora. Sì, no, no, molto meno. Io molto meno, sì. È abbassata molto la richiesta di Hi-Fi Cars, sono sincero, anche perché le macchine ormai escono già con un impianto abbastanza di serie molto bello, dunque non si sa se è una prova di coraggio o una prova d'ascolto quella del conducente dell'auto, perché bisogna avere grande non si capisce all'interno dell'auto con quella potenza sonora, ti sballottola come se pensa fosse che prima le dovevo provare tutte le auto, dunque immagino. Però so che a proposito di auto tu sei stato insomma super precoce, perché a 5 anni già con l'autopedale andavi alla grande. Sì, già io quando avevo 5 anni avevo, pensa che facevo già, prendevo dei fogli, mi ricordo io e un mio amico bianchi, prendevamo il pennarello, li pitturavamo e con la colla li attaccavamo già sulla macchina, dunque era un car wrapping precoce. Meraviglioso, quando si dice un destino segnato, no? Vabbè, c'è una storia comunque dietro di questa cosa che vai magari in un altro momento te la racconterò, perché è una storia anche molto umana, dunque vabbè, te ne parlerò magari in un'altra situazione. Beh, bravo, perché questa è un'ottima tecnica dove si lancia così un input, dice poi nella prossima se facciamo una serie, sai come si usa adesso? L'obiettivo, dunque la sfida, guarda caso, so che ti piacerebbe molto poter fare una serie dove racconti insomma tutte quelle che sono le fasi di lavorazione, dove appunto questo cambiamento arriva per doversi un po', per certi versi, reinventare rispetto a quello che era il tuo lavoro in origine, e quindi sei passato, mantenendo sempre costante il fine che è l'auto, però con questo wrapping, no? Che oltretutto io quando mi sono informato pensavo fosse un fenomeno molto recente, in effetti lo è, però nasce addirittura negli anni 20. No, bene, negli anni 20 no, nei primi anni, metà fra gli anni 80 e anni 90, a livello di, diciamo, di completa. Vabbè, io dicevo il wrapping in generale, poi sì, adesivi sì. E comunque pubblicità si uguala da tantissimi 80, anni. Nasce dai taxi principalmente. Dai taxi, sì, diciamo che la prima cosa succedeva? Negli Stati Uniti il taxi usciva giallo. Dunque, certo. In fase di rivendita quella macchina era invendibile. Dunque hanno detto: ma perché una macchina non la prendiamo blu o nera, gli mettiamo sopra una carta adesiva, la rendiamo gialla, in fase di rivendita si toglie e la macchina è una macchina normale. E da lì poi piano piano ha iniziato questa moda, diciamo, di cambiare colore macchine senza cambiare macchina. Alla fine è il colore tantissimo che fa l'auto in confronto a, diciamo, sì, oltre che la macchina, e poi soprattutto protezione, e soprattutto da me arrivano tanti clienti per distinguersi dalla massa, dunque cosa. Oppure un altro esempio che posso farti, macchine 24 mesi di consegna, c'è nera, la voglio bianca, si compra nera già pronta consegna e si wrappa bianca e ce l'hai subito con un'attesa molto bassa e questo tanti è una, fattori. È una, un'altra chiave di lettura interessante. C'è anche una, diciamo, un'evoluzione commerciale dal punto di vista del mezzo, che può dare dei messaggi, quindi i tram, gli autobus. Assolutamente sì, anche a livello pubblicitario, diciamo che è una cosa molto 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 bella, perché comunque hai innanzitutto il mezzo lo usi per lavoro, lo usi
per qualsiasi cosa. E in più, man mano che ti muovi, tu comunque hai la tua pubblicità o immagine, come la vuoi improntare, sempre in strada. Inevitabile la domanda: qual è la cosa più particolare, strana, che, perché immagino che di richieste singolari ne hai ricevute parecchie. Spazio alla fantasia. Tutti i giorni riceviamo, diciamo che una delle richieste più strane, sono sincero, che è stata anche la più emozionante e più bella da fare, è arrivato un cliente con una Ferrari pista, una Ferrari in serie limitata, del valore di quasi 600.000 euro, e ha detto: guarda, io te la lascio, non voglio sapere come me la fai, ma voglio che questa macchina sia un quadro. Io ho detto: ma come, scusa, dimmi qualche... no, io sento parlare bene di te, mi fido. Io frullavo quei giorni lì, non sapevo cosa fare. Allora ho detto: prendiamo un quadro di Van Gogh, lo rivisitiamo a modo mio e li applichiamo sulla macchina. Dunque abbiamo fatto questa macchina con un quadro di Van Gogh, logicamente rivisitato, un po' astratto, su quest'auto. Lui però non voleva vederla né dai social, né dalle foto, niente. Quando è arrivato gliel'abbiamo scoperta, ha fatto una faccia che non sapevo che cosa voleva dire, se era contento o no, e mi fa: è stupenda, ti porto anche le mie altre tre macchine. Fantastico. Allora io mi sono lasciato andare. Un bel peso giù dalle spalle. Tanti clienti ci lasciano carta bianca, perché comunque ormai abbiamo, diciamo, acquisito nel tempo anche la capacità di capire ciò che vuole e associare un contenuto all'auto. Logicamente ogni macchina, diciamo, una Ferrari puoi farla anche marrone, una 500, senza offeso, per una 500 magari un marrone no. Dunque capiamo bene, e una delle cose più emozionanti di questo lavoro, quando veramente ti dicono: fai tu. È anche rischioso, però è bello dal punto di vista emotivo. E soprattutto un riconoscimento di professionalità, e anche un fidarsi rispetto a quello che è la capacità di un professionista come tu sei. Ma quanto ci vuole per un'auto mediamente? Ma guarda, l'auto innanzitutto dipende da che auto è, da che colore è, da cosa bisogna smontare. Un'auto bianca è molto diverso da fare un'auto nera di base, perché il bianco e il giallo sono molto più impegnativi. Comunque i tempi sono dai 4 giorni, perché noi abbiamo anche una prassi di check che comunque ti comporta di controllare la macchina, cercare di capire se ha delle problematiche, una fase di controllo qualità molto elevata. Nonostante questo, comunque ci sono magari alcune pellicole che sono problematiche, comunque cerchiamo sempre di non avere problemi, e arrivare fino a 15 giorni di lavoro, perché comunque sono delle macchine veramente molto molto toste da fare. E in termini invece di durata lavoro ultimato, ha una scadenza? Guarda, intendo alcune dire... pellicole possono durare anche 10 anni. Diciamo che la pellicola, innanzitutto, dove la fai, dove la tieni, come la tieni. Logicamente una pellicola che viene tenuta a Milano o a Lecco in garage e si usa sporadicamente ti porrai tutta la vita. Una pellicola che viene usata a Catania senza garage, sotto il sole tutto l'anno, col sale, col mare, ti può durare anche 3 anni. Ci sono tanti fattori che incidono, certo, su questa cosa, ma anche le macchine normali, è vero, tutte le macchine cambia. In Germania, dove c'è la cosa col sale, sono tutte marce. Dunque è sempre un materiale autocostruito, non è un materiale di natura. Dunque insomma, abbiamo scoperto e fatto luce su un mondo davvero affascinante e molto creativo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, diciamo che più che sogni, io ho obiettivi. Innanzitutto, diciamo, i miei obiettivi sono esportare il mio marchio, la mia azienda in tutto il mondo, comunque cercare di tra virgolette primeggiare e di avere delle sedi in tutto il mondo, dove sarebbe la mia ispirazione più grande, perché già Los Angeles, siamo ormai agli sgoccioli, stiamo cercando di puntare anche sul Medio Oriente con Dubai e l'Arabia Saudita,
nonostante ci sono molte difficoltà burocratiche, come del resto degli Stati Uniti, perché noi parliamo male tante volte dell'Italia, ma alcuni stati sono veramente veramente peggio. E poi soprattutto in Italia cercare di creare nuovi posti di lavoro dove i ragazzi comunque hanno un futuro e cercano di lavorare in un ambiente sereno dove le auto e la personalizzazione li rende anche felici, piuttosto che fare magari un lavoro dove è abbastanza monotono, comunque creare posti di lavoro dove veramente è uno dei miei obiettivi principali, visto che comunque ci tengo tantissimo alla gioventù. Anch'io sono giovane. Eh beh, giustamente. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, comunque è uno dei miei obiettivi. E il secondo, che spero che diventerà prestissimo realtà, ci stiamo lavorando parecchio parecchio, e vabbè, ti dico Pimp My Ride, già capisci, penso. È una serie TV dove stiamo lavorando anche a quella. Purtroppo ante Covid era già tutto fatto, il Covid ci ha un po' spezzato tante cose, adesso siamo tornati alla carica e dovremmo riuscire a fare questa cosa, nonostante i nostri canali social vanno a mille, cioè abbiamo veramente tantissimo affetto, che comunque è una cosa veramente fantastica. Beh, direi obiettivi che sicuramente sono certo, visto quello che ci siamo detti all'inizio, avrei modo di raggiungere. E piccola annotazione, so che ultimamente un personaggio piuttosto noto ha dato a te la possibilità appunto di esprimerti su un'auto che poi ha utilizzato anche nel videoclip, no? Sì, diciamo che Sfera Ebbasta è uno dei nostri ormai anche amici, perché ormai sono quasi 5 anni, 6 anni che lo conosciamo, da quando, diciamo, non è che all'inizio, però era già in voga ai tempi. Abbiamo fatto tutte le auto noi, con lui abbiamo un ottimo rapporto sia a livello lavorativo che a livello di amicizia, si fida molto di noi e diciamo che è bello lavorare con gli artisti, ma soprattutto lavorare con gli artisti che ti reputano una persona che ci sa fare, non perché magari vieni tra virgolette usato. Lui comunque con noi ha molta stima, ci parla sempre bene, per noi è un grande, nonostante magari ha avuto anche alcune critiche, per noi musicalmente rimane il migliore in Italia e spero che lo diventerà anche a livello mondiale, perché se lo merita sia come ragazzo che come persona. Se lo conosci bene veramente ti sa dare anche delle emozioni, certo. Non è tutto diciamo montato, veramente bravo. Poi insieme a lui tanti calciatori, altri, Capoplaza, vabbè, Bello Figo, Draft Gold. Ecco, il mio sogno musicale è fare la macchina, visto che parliamo di musica, abbiamo fatto di sogno, e penso che sarà, non so se è impossibile, ma per me niente è impossibile, è Travis Scott. Io ho visto la sua macchina, ho visto, e diciamo, fargli la macchina per me sarebbe un sogno realizzato. Arrivi al top, insomma. Sì. Io sono interista, dico, è come l'Inter vince la Champions, uguale fare la macchina a Travis Scott. Abbiamo fatto la macchina Leao, dunque qua ci sono un po' di beh, ma lì non si guarda il business, assolutamente no, è un'altra cosa. No. Ma ti auguro il triplete del car wrapping. sono tutti grandissimi amici, nonostante dove giocano ridiamo e scherziamo, ma solo a scopo di ridere, tutto qua. Certo. Pasquale, è stato davvero un piacere, un grandissimo in bocca al lupo per tutti quelli che sono i tuoi progetti e ci vediamo alla prossima per aggiornamenti. Anche da parte mia, grazie per l'invito, è stato anche per me molto bello e emozionante parlare con te. Io sono qua sempre a tua disposizione, qualsiasi cosa, poi ci sentiamo e ci sono con altre novità. Magari la prossima intervista ti racconterò di Travis Scott. Perfetto, aggiudicato, mi sono già prenotato. Ciao, a presto, ciao. Ciao.